Accostarsi ad una vettura d'epoca, magari una Spider, con pilota e meccanico esposti alle intemperie, può far comprendere il fascino della mille miglia storica, ancora oggi. Rumore, puzza dallo scarico, sedili scomodi in spazi angusti, un quadro d'altri tempi. Oggi, al traguardo della tappa romana della più bella gara del mondo, Mercedes ha voluto permettere a tutti di vedere da vicino il suo prodotto più recente, sfoggiando, inutile negarlo, la classe S di ultima generazione, un salto generazionale rispetto alle altre vetture della Stella di Stoccarda. Guida esterza da sola fino a 60 orari e, almeno quando si viaggia in colonnati, accelera, frena e esterza autonomamente. Così chi è al volante può dedicarsi serenamente ad altro. Ha una telecamera collegata alle sospensioni che regola l'assetto e i sedili massaggianti. Per Stoccarda non è solo un'ammiraglia, ma una pietra miliare. La nuova classe S si può ordinare, unica condizione il conto in banca adeguato, anche se non poi tanto rispetto a quello che offre. Costa infatti da 88.500 a 136.870 euro. È difficile trovare un particolare che non sia stato valutato e montato. La nuova S è un concentrato di tecnologia su quattro ruote. Sistemi audio trasformano l'abitacolo in una sala concerti. Si è sempre connessi via web con il resto del mondo, ma tutto senza che la tecnologia escludesse lusso e comfort oltre ogni limite. Gli interni sono rifiniti con cura maniacale e tutti in pelle e legno, con abbinamenti fra radica e dettagli cromati che non temono confronti. La strumentazione, invece, è high-tech e completamente virtuale. Lo spazio abbonda in tutte le direzioni e non potrebbe essere diversamente, visti i 5,11 m della versione a passo corto che diventano 5,26 m sulla lunga. I motori disponibili al momento del lancio sono tre: un 3 litri turbo diesel da 258 cavalli, un 3.500 ibrido benzina che ne eroga 306 con la 400 hybrid e il più potente 4,7 V8 biturbo benzina che ne tira fuori addirittura 455. Entro l'anno però anche la S avrà il motore amico del fisco, quel 2150 da 204 cavalli che sarà la soglia di partenza, unico 4 cilindri nella gamma. Nel 2014 poi sarà disponibile anche la 500 Hybrid Plug-in con batterie ricaricabili dalla rete domestica. Allora consumi ed emissioni saranno pressoché un ricordo.